Alle prime luci dell'alba di ieri, i carabinieri della compagnia di Vittoria, nell'ambito di specifici servizi di controllo del territorio, hanno arrestato nel pregiudicato vittoriese Carmelo Lena, 39 anni, per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. Impegnati infatti in un posto di controllo, i militari hanno notato in via Garibaldi un'autovettura sospetta. Hanno quindi intimato l'ALT, ma invece di fermarsi il conducente si è dato alla fuga. Dopo un breve inseguimento, per le vie del centro cittadino è stato fermato e bloccato. L'uomo ha quindi cominciato ad insultare e minacciare i tutori dell'ordine, i quali, nel frattempo, avevano accertato che l'auto, una Lancia Y, era priva di copertura assicurativa e con la revisione scaduta. Noncurante di ciò, l'uomo ha continuato ad inveire contro i carabinieri che, a questo punto, lo hanno tratto in arresto e condotto in caserma. Dopo le formalità di rito, all'uomo sono stati concessi gli arresti domiciliari. Dovrà rispondere di minaccia e resistenza a pubblico ufficiale dinanzi al sostituto procuratore della Repubblica, Monica Monego.